L'Associazione Nazionale Bersaglieri ha festeggiato il centenario dalla sua nascita questa mattina a Pescara con una serie di eventi che si sono tenuti a Palazzo di Città. Tanti cappelli piumati arrivati per la celebrazione dell'evento organizzato dalla locale sezione. Come ha spiegato il segretario generale nazionale, i bersaglieri ricevono testimonianze d'affetto senza confini. Siamo a festeggiare e a celebrare la fondazione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Nel 1924 ufficialmente nacque l'Associazione Nazionale Bersaglieri e composta da tutti quei bersaglieri in congedo e non che si unirono in un'unica grande famiglia. Ecco. A Pescara tocca, questo giorno tocca a Pescara ed è una delle tante celebrazioni che avverranno in quest'anno in tutta Italia. Ecco, parliamo anche un attimo della vostra sezione. La sezione di Pescara a breve sarà anch'essa interessata al centenario perché è nata nel 1929, proprio sulla scia della presentazione della nascita dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. E quindi ci appresteremo ad un altro centenario fra qualche anno. Da qualsiasi parte andiamo, anche l'ultimo raduno che abbiamo fatto a Pescara recentemente, c'è stata un'affluenza di popolo enorme e questa cosa ci riempie veramente di tanta felicità perché l'attaccamento si sente, si percepisce e c'è un amore profondo per queste piume e questo ci rende orgogliosi di quello che costantemente facciamo. Cosa significa essere bersaglieri? Significa essere bersaglieri, è difficile dirlo. La cosa importante è che comunque sia noi abbiamo un decalogo che sostanzialmente pone i valori che un bersagliere sia nella vita militare, quando è nel servizio militare, piuttosto che quando è in congedo, è praticamente una stella polare di quello che è il comportamento, sia da cittadino che da militare.